Muoio! Smettila, Francesco! Io adesso muoio, veramente! Oh, una grande giornata questa! Ce lo facciamo un applauso da soli! Cioè, bravo, Franci, me lo fai un applauso? Beh, vabbè, voglio dire, su Rete Renove questa mattina con noi a Mediaugoria, Piero Mazzocchetti, ho fatto il terzo premio a Festival di Sanremo, mica bau bau micio micio, eh! E poi adesso ci abbiamo Francesco Mircoli, doppio applauso! Perché lui è un grandissimo cantautore rock and roll, sul panorama marchigiano, perché lui parte da Porto San Giorgio, e poi comunque, insomma, la diffusione musicale è sicuramente a 360 gradi. Francesco Mircoli con noi questa mattina. No, ok. Ho capito. No, saluto tutti, vado più lontano dal sì, microfono. Sì, Francesco. Saluto tutti. Ma non eri un professionista del microfono? Mica sto mica in concerto. No, io devo dire una cosa, che quando sto con te mi sento a casa. Che tu sei una Antonella, una sorella. Antonella, una sorella. Perché sei poco formale. Oh, ragazzi, quando un uomo ti dice che sei per lui una sorella, cioè veramente è finita. Giusto? Boh, non lo so. Ah, faccio il contrario. Francesco, per me sei un fratello. Un fratellino. Vabbè, ma quanto c'hai meno di me, scusa? Ah, 10 anni. Ma è... Sì, Tutto, sì. Vabbè. 10 anni. Oggi, oh ragazzi, oggi due beccate ci ho avuto. Allora, stamattina mi ha chiamato una carissima amica Maurizia e mi ha detto: se non conosci Alessandro Casillo non sei un adolescente. E vabbè, lì ci può anche stare. Ho detto, grazie Maurizia per questa notiziona. Adesso ci sei tu che mi dici così, io domani vado dentro la bara, va bene? Allora, Francesco Mircoli, per i nostri amici che hanno voglia di scrivere messaggi, 366 70 52 110. Da quanto tempo fai musica, Francesco? Ma tu mi fai sempre la stessa domanda, sì. Poi l'anno scorso? Dai, cambia. Allora, faccio musica da quando avevo 16 anni, diciamo, 15, da quando ho smesso di giocare a calcio. Ecco. E poi ho iniziato con la chitarra e non ho più smesso. Ecco, visto, mi sono comprato una chitarra. Questa che ascoltiamo è il singolo dell'album, Pioggia Acida, il primo singolo dell'album, Psicofarmaci. Fra poco ascolteremo giustamente anche Psicofarmaci, ma intanto entriamo nel sound di Francesco Mircoli su Radio R9. Non ho mai dato mai confini, colta scimmia che li alleva in acquitrina, produce con la pioggia, ma la sua pioggia è acida. Guarda che lì registra, gli specchi sono fatti per guardare in difetti, ma per guardarsi dentro servono tanti, però vuol lure, non te lo so. No, è tremendo. La follia, ma trovo solo economi. Se vuoi rischiare, fallo. Sì. Per alimentare convenzione. Il pungiglione. Questo programma si chiama Il pungiglione. Se vuoi rischiare, fallo ora. So più bello dell'anno scorso. So più bello dell'anno scorso. No, è più bello dell'anno scorso. Veramente? Perché? Perché ero biondo. Ti sei fatto crescere da prima, che vieni qua? C'è ancora le foto. Taglia so che mi piace. Ma perché mai vedi? No, un po' c'è. Monica Schulz. No, dai. Perché? Dai, sei.
Comunque parliamo un attimo di questo. Diciamo tutto, dirò anche delle cose serie. Per alimentare. Ti dirò anche le cose serie, è bello. Dirò anche le cose serie. Senti, ma questo numero con 320 7121, chi è? Eh? Sto 320. Che è scritto? Aspetta. Sta aspettando, si deve fare. È finita? Se. Yes? Se. È finita? Allora, eccola qua. Pioggia acida su Radio R9 in diretta per la nostra mattinata, ovviamente con Francesco Mircoli. Insomma, questo è stato il primo singolo dell'album Psicofarmaci. Sì, tu? Sì, pioggia acida, raccontiamo perché hai scritto questo pezzo e perché si intitola anche così, perché insomma i nostri amici mi stai ammiccando, come a dire, diciamo, parliamo seriamente. Parliamo seriamente. Guarda, grazie. Te lo dico in breve, anche perché prima di venire qua ho preparato, un discorso. Meno male. No, perché tu sai che a me piace ridere e scherzare, sono un bel baraccone quando ci sta da farlo, però poi vabbè, quando ci sta in mezzo i sentimenti non me ne tiro mai indietro. Allora, questo per dire che oltre all'aspetto, diciamo, dell'autobiografico del disco, che si chiama appunto Psicofarmaci, sì. Infatti molte persone mi hanno detto, cavolo, però potresti parlare anche di cose più serene. Ecco, prima di tutto faccio quello che faccio, cioè faccio quello che voglio prima. Se c'è uno stato d'animo. È chiaro, lo butto fuori. Esatto, poi. Anzi, magari è anche un modo per esorcizzarlo. Esatto. Un giorno passa e parlerò di amore, un giorno passa parlerò di vita sociale, sì, esatto, di amicizia. Esatto, faccio quello che. Senza, diciamo, fare il succhi a ruote, quindi leccare. Andare a cercare conferme, no, io faccio quello che non piace a me. Punto. Da questo punto di vista sono abbastanza cagneroso. Può succedere anche che uno paga poi per lo scotto del voler dire necessariamente delle cose che ha voglia di dire e non necessariamente quelle che piacciono al pubblico. Sì, esatto. Però cerco di crearmi. Segue un proprio filone. No, esatto. E poi faccio delle canzoni per chi vuole ascoltare un discorso, capito? Non è solo il cuore amore, anche perché l'amore nella mia vita ultimamente ce n'è poco. Anche, penso anche in generale. Infatti, vedo gli spacciatori di rose che lavorano. Vendono sempre meno, in realtà c'è poco amore proprio in giro, questa è una qualcosa. Pare una concezione un po' hippie, però non so, abbastanza legato su tipo di discorso qua. Poi un'altra cosa, sì. Un'altra cosa che volevo dire, Psicofarmaci, perché? Perché se tu, sembra un concetto quasi di John Carpenter, dei suoi film, no? Adesso lo sto dire alla grande. Sì. Però, credo che la democrazia occidentale ha bisogno che il pubblico sia narcotizzato da psicofarmaci, che possono essere, non so, il medium, quindi i mezzi di comunicazione di massa, eccetera, per renderli sempre più apatici rispetto a quello che succede. A soprattutto quello che succede. Delle distorsioni del potere. I discorsi sarebbero molto più complicati e molto più lunghi, chiaramente. No, mi faceva piacere dirlo tramite le canzoni e tramite la musica. Esatto, perché la musica poi diventa un grande veicolo per buttare fuori un'idea, un messaggio importante, che sia politico, sociale o ma anche umano. Emotivo. In questo momento, nel video che stiamo realizzando e che troverete su R9 di New Radio, la pagina Facebook, stiamo facendo vedere anche la copertina del disco di Francesco Mircoli, un Francesco coinvolto da ombre, sì. Poca luce. Psicofarmaci è il nome dell'album, sono 8 tracce, ne abbiamo ascoltata una, sono arrivati dei messaggi, fra poco ascolteremo un'altra. Allora le leggiamo. Da Porto San Giorgio aspettando Francesco Mircoli, messaggio per radio diretta, Franco sempre al tuo fianco, mito del Porto. Francesco, no, chiama come il pupone, non vedo. A me Franco mi piace perché mi ricorda il califfo, quindi ah, è una cosa vabbè, ben, gradita, maestro, ben gradita. Ci piace, un grande Francesco, poi ancora aspettando Psicofarmaci a calcio un campione con la chitarra, il migliore. Il migliore no, però. Facciamo così, ascoltiamo un minuto di news e poi torniamo ad ascoltare Psicofarmaci in diretta. Ecco, ma scritto Mitico Carpenter. Senti, ma proprio l'album è sulla gazzetta o solo il singolo Pioggia Acida? Il clip di Pioggia Acida e di Psicofarmaci. Ah, ok. Ragazzo.
pensare. Max Gazzetto dello Sport, che sono io. Ma io non l'avevo sul sito? Sì, sì, sì. Ma perché? Perché lavoro la mia azienda che è a casa, già non mi sono sentito. Però ieri pure un ragazzo mi diceva: vabbè, ma tu guardala pure dal punto di vista morale, quanti alberi vengono abbattuti questi cazzo di giornali? Uno ce l'ha e poi un giornale costa 1,20 euro. No, sono d'accordo, Scusate, non puoi tagliare. No, ma che dai, sono d'accordo con te. 1,20 euro un quotidiano. Lo compri per 30 giorni, sono più di 30 euro, facciamo 35 euro, 36 euro. L'applicazione per leggerti un sacco di giornali, ma non ti sto a dire tutti quanti e quali, costa 15,90 al mese, cioè meno della metà. Sono d'accordo pienamente. Va bene? Ma dimmi quanto costa la grande responsabilità. Di giovani mi serve. Che vive giovani! One, two, one, two. Vabbè, comunque mettiamo giovani dentro! Dopo posso dire che 5 minuti suoniamo in piazza del Ruoco. Certo. Davanti in mare c'è dentro. Andiamo, carino. Tra una frittella e un'altra. Quindi ciò che mi dici di tagliare i capelli. Psicofarmaci, questo è il singolo che stiamo ascoltando su Radio R9, il nostro pungiglione, quando manca veramente pochissimo la chiusura della nostra trasmissione. Però diciamolo che il clip di Psicofarmaci e Pioggia Acida che abbiamo ascoltato prima sono due clip, insomma, messe online dal sito della Gazzetta dello Sport. Caspita, Francesco! Sei informata, brava. Sempre devo essere un lavoro. No, vabbè, poi siamo anche amici su Facebook, non lo so, bombi anche nella vita, tu, diciamo, bombi il sito, no? Anche di queste cose, ma fai bene, lo fai anche con grande passione per la musica. Stai preparando qualcos'altro? Sì, anche troppo. Comunque adesso facciamo un concerto durante la festa del Proloco a Porto San Giorgio. Porto San Giorgio? Lì sulla piazza principale. Bene, il 5 luglio. Ma a che ora questo concerto? Alle 9:30, 10. Ah, quindi è serale. Sì, sì, sì. La festa del è bello perché fa un concerto con un disco come Psicofarmaci e la Proloco ha cambiato un po' politica, dando l'opportunità a me, che vengo dalla musica, diciamo, underground. È una bella sfida, perché molto bella. Chi lo fa? Nessuno. Sì. Facciamo così, ci fermiamo per un po' e poi torniamo ancora con Francesco Mircoli in diretta Radio R9. Mi stavi parlando in un momento? In un momento topico, sì. Nellinocca! Nellina, ti ricordi che chiamavo Nellina? Come si presenta sto pezzo? Come si chiama questo pezzo? Lì in telecamera, in telecamera. Di cognome fa... La vita! La vita! Sozzona. Tu! Qual è il tuo sogno che ti rende più sicuro di avere luce in più? Ci siamo arrivati a cottura. Bello, sempre c'è l'esercito a scuola. Come sempre? Perché è cultura? Siamo finiti. Bello. Noi diciamo due robe, chiudiamo. Sono un saluto a tutti. Buon pranzo. Ma che c'hai? Vogliamo di un sito? Sì, beh, vabbè, ci direi. Ma proiettile è vero, la libertà ce l'ho dentro. Ma non me l'hai dedicato. Ma non me l'hai dedicato. Sentire ciò che sei. Ma di tanti sta. No, è difficile scrivere perché è tutto nero, capito? Come la mia anima. Tangente. Scendi da esci. Esci da questo periodo. È un periodo, dai. Chi è questo? È un Chi è questo? Perché se uno dopo un concerto si è spogliato molto poco. Presta 10, vuole 100. Ma la gente è matta. Cioè, la gente è matta. Vedi, con i capelli così è più carino. Ma tagliati questo parruccone. Beh, non è tanto lungo, chi te lo avanti. Ma togli sta parruccone. Guarda, ti darò a mettere un po'.
È un disco rock, Gigi. Ma carino, togli il parruccone. No, con piacere, guarda, te lo vorrei regalare da tempo. Dai, vai. Sparatelo in macchina quando sei incazzata. Non so niente. È vero, quello lo apprezzo quando sei incazzata. Sì, ma una roba personalizzata, però. Certo, come si chiama? Prendo uno del supermercato. Non sai che scrive, cioè vergognati. Dormi pure, oh mia donna sola, e sogna di scappare via. Hai una rosa bianca tra le dita. Adantò, affetto. Ma che Antò? Ma mica sono un uomo io. Quello che succede a microfoni spenti qua dentro. No. Se legge cose, penna. Se legge cose, proprio dell'uporto. Vabbè, però per radio sono stato molto molto bravo. No, vabbè. Bravo. Oh, i messaggi qua arrivano. Psicofarmaco. Andiamo, 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 andiamo. Allora, questa canzone si chiama Di cognome fa la vita, Francesco Mircoli, in diretta su Radio R9. Quando arrivano altri messaggini, Francesco, stai veramente degenerando, eh? Mi ha fatto una dedica sul CD che mi ha regalato e non si sa, mi ha detto prima, non so che scrivere. Poi mi ha scritto ad Andò, manco fossi un uomo, cioè sei pessimo Francesco, pessimo. Allora, psicofarma, ci arriva un messaggino, alle proloco Francesco sbanca, sempre a fa la cagnara, viva gli spacciatori di rose. Vedi che ci seguono, vedi che ci seguono. Sempre a fa la cagnara è fantastico, Francesco Mircoli, ormai ti conoscono per questo. C'ho un gruppo, c'ho lo zoccolo duro. Zoccolo duro, in fronte lo zoccolo, quando è che ti troverai in giacca e cravatta? Lo ci sto pensando. Questa è una domanda difficile, non lo so, magari a qualche battesimo. No, vabbè, ma per no, ma io mi piace molto la camicia. Camicia la metto volentieri, cravatta un po' meno, un perché po' mi sento soffocare. Solo per quello. Solo per quello, però per il resto. Preferirei una scrocchetta. Cos'è? La scrocchi il papillon. Ah, il papillon, la scrocchetta. Scusate ragazzi, io con scrocchetta non l'ho mai sentito. Allora, abbiamo ricordato il 5 Antonella luglio. Antonella Scrocca. Antonella Scrocca, però può essere pure una che invece va in giro sì, a prendere le cose scroccare. A gratis. Però se dovessero arrivare delle cose a gratis, noi non ci dispiace. Ma basta. Grazie a tutti, Francesco Mircoli lo trovate su Facebook per tutte le news, per tutti i concerti. Anche sul sito. Sul sito, ricordiamolo. www.francescomircoli.it. Ti era preso? Io ringrazio tutti gli ascoltatori di R9. Ascoltatori di R9, presto il video sulla nostra pagina Facebook R9 Degno Radio, cliccate mi piace e da lì potete condividere. Un saluto agli amici veri. Esatto, grazie a tutti. Aspetta, ne è arrivato un altro di messaggio. Di cognome fa la vita. Ok, questo è un altro. Ciao ragazzi, viva la ciocca. Grazie Francesco Mircoli, viva Francesco. Grazie a voi, viva R9. A domani alle 11.